Ragazzi, bentornati e bentrovati sul mio canale. Io sono Magnus. Oggi siamo qui su Science Matters. Naturalmente, come al solito, vi invito a commentare su un bel commento, un bel mi piace. Che tradotto significa le dimensioni contano. Non c'entra niente. State tranquilli, non è quello che pensate. Anche se personalmente, quando l'ho acquistato, ho pensato proprio a quello. Vabbè, vestiremo i panni di uno scienziato che in pratica diventa più grande. Partiamo, al meglio, partiamo. Ok, non funziona il mouse, cioè non funziona il pad. Vabbè, fai niente, si consiglia di seguire il tutorial e continuare? Eh sì. Ehi, prendi quell'ingrediente. Ok. Ora inserisci l'ingrediente nel processore chimico. Ah, non l'ho presa, scusami. Ah, devo tenerlo premuto, ok. Così? No. Aspetta. Mi sa che è un po' di difficoltà, eh. Lo metto così? No. Ma com'è che è? Aspetta, che sta avendo difficoltà. Ma perché sono così basso? Sono così alto? Allora, così si mette. Dove si mette? Così. Inserisci niente premendo il tasto E. Ah, vedi? Hai inserito ingrediente, questo ingrediente necessita di acqua, vai a prenderla. Ok, acqua sta di qua. Scusate, abbiamo problemi un po' con i tasti. Avvio con questo, sì. Inserisci ingrediente premendo. Inserisci ingrediente premendo. No, mi serve acqua. Qua apro acqua. Abbiamo un problema con l'apertura dell'acqua. Prendi l'acqua, premi. Ok. Ma si sta riempendo, dici? Ah no, ma mi hai automatica. Io pensavo che dovevo prendere anche. Vabbè, fa niente, dai. Quindi la metto qua così? No. Vai. Eccezionale, il processore chimico è pronto per iniziare la lavorazione. E quindi? Che faccio? Ma lontano? Lo devo azionare, penso. Porca paletta. Vabbè, per adesso non sembra difficile, a parte tasti, vabbè, insomma. Raccogli l'ingrediente Bombardium. Incisi questo ingrediente nel microonde. Veramente. Ah, ok. Aspetta, vai. Aspettami. Non entra. Avvia il microonde. Come si avvia il microonde? Ah, ecco. Sempre, sempre. Non è che ci allontaniamo, che è meglio, se no esplodiamo, no, eh? Finito, raccogli questo ingrediente e inseriscilo nel combinatore. Produttore, combinatore, dai. Hai difficoltà a volte ad avvicinarti, sbaglio. Ok. Il combinatore richiede l'inserimento di un codice corretto a quattro cifre. La combinazione può essere trovata nelle formule dell'armadio alle tue spalle. Il combinatore richiede l'inserimento di un codice. Ok. Nell'armadio alle mie spalle. Puoi aprire l'armadietto e le cassettine raccogli. Armadietto. Ok, ah, qua. Aperto. 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 Non si apre. Ah, AF. E quando me lo dici? Ok, ho preso. Ha visto il codice? Ah, sì. È questo? 6488. 6488. No. Ho sbagliato, quindi è 6 64 88, vai. Oh. Perfetto. Flammabile. Vabbè, quindi dobbiamo fare
Grazie, sì, ok. Hai imparato a muoverti attraverso il laboratorio. Pensate, raccogliere e trasportare una varietà di ingredienti. Hai anche imparato a usare la maggior parte delle apparecchiature trovate in laboratorio. Congratulazioni, vabbè, fantastico. Sembrava complicato, però vabbè. Ok, quindi giochiamo? Diciamo normale, laboratorio, tutto bloccato però, flagonfragili, vabbè, facciamo così, facciamo normale e partiamo così, vediamo dai. Trova formule sparse per tutto il laboratorio, ma il tempo va indietro però, vabbè. Iniziamo a aprire, non ci sta niente qua. Ho qua trovato qualcosa. Formula trovata. Giaccene più tetriplene uguale Ecanius. Porca miseria. Ma dove lo metto? Aspettate. Tieni premuto per ruotare. Ok, ma scusate, ma sono ancora un po'. Ah, quindi questo lo possiamo anche chiudere, tanto non ci sta niente. Allora, ma secondo voi dite che poi rimane qua sopra? Chiave 1, chiave 2, forse ne devo trovare altre. Facciamo così. Qua non ci sta niente. Qua niente. Ok, qua un'altra domanda. Formula 2 trovata, ok? Sì, abbiamo detto che così lo lancio. Ok. Ma io non credo che... Vabbè, andiamo avanti, vediamo se riesco a trovare tutte quante. Qua non c'è sta niente, abbiamo detto. Ho trovato Paucione più microonde uguale... Ok, quindi lo posso mettere nel microonde? Vai! Sì. Quindi possiamo... Una cosa l'abbiamo fatta, che dice Paucione più microonde uguale calculatium. Vabbè, aspetta, qua che c'era pure, c'è un'altra cosa. Che cos'è questo? Fla... Ho trovato il fangiondum. Fangiondum. Lo mettiamo qua. Sì, non è che si schiassano, eh? Ok, qua che cos'è? Questo è Cleopfy. Vabbè, ok. E il tutorium. Vai. Fegno microonde. No, non c'è niente quindi. No, ci manca ancora la. Ok, fino adesso abbiamo il calcolatium. Perfetto. Ok. Mi sa che questo... Perché non si chiude questo? Qua non c'è niente. Aspetta che qua c'è qualcosa, eh. Abbiamo il FOSP. Ok. Che andremo a mettere qua. Qua c'è un'altra cosa, eh. Bolognum. Ah, quanta roba che sto trovando. Ok. Che non è quella che ci interessa. Va bene. Fantastico. Qua trovo un'altra formula, eh. Allora. Opossum più widen. Ok. Opossum non ce l'abbiamo? Allora, opossum e canà, non ce l'ho, eh. No. Ok. Questo invece che cos'è? Pure per te l'hai buttato. Bolognum più fagiolone, ce l'ho tutte e due, eh. E mi dà l'opossum. Ok, quindi bolognum. Mettiamo qua. Credo di aver capito. Abbiamo detto bolognum e che cosa?
e fagioli. Ops, mi è scappato di mano. Vai. Sempre l'acqua ci devo mettere, cosa aziona? No, senza acqua. Oh. Qua non ci sta niente. Qua niente. Qua niente. Queste qui si aprono queste? Sì. Qua niente. Niente neanche qua. Ho più difficoltà con i tasti che... Dai. Siamo sicuri? No. Computer che fa? Apro il computer. Ma, sbaglio, mi sono fatto più piccolo. Ma lo sa che mi sembra. Sì, mi sono accorciato, allora, questa è una formula, eh. Ah, torum più 88 è uguale a questo. Ok. Cliton più microonde. L'ho trovato il cliton, lo sbaglio. È questo? Mi pare di sì. Butta, butta, butta dentro. Non ci arrivo, no? Aspetta. Speriamo che sia quello, eh. Ti do più microonde e mi dà quest'altro. Thorium. Mo che cosa abbiamo creato? Ciò. Mazza quanto sei basso. C'ho l'obsodium, mo non ci arrivi qua sopra, secondo me. Dai. Ok. Che fatica. Aspetta, questo non so cos'era. Ah, obsodium e canaus. Obsodium ce l'ho. Canaus qua. E canius. Rifà un po' più alto, eh. Non è che... Aspetta, forse qua però c'è qualche altra cosa. No. Ma ecco qua. Vediamo se qua troviamo qualcosa. No. Mamma, quanto... Tetriplene. Tetriplene. Là c'è un'altra cosa, aspetta. Ce la fa appoggiarlo? Non ce la faccio appoggiarlo. Ok, vai. Qua ho trovato un'altra formula. Calcolatium più... Ah, il calcolatium l'ho preso, se non mi sbaglio. Vabbè, butta a terra, dai. Sì, il calcolatium ce l'abbiamo. Calcolatium, calcolare... Ok. Lo devo mettere in qualcosa dove si mette il codice. Ma non ci arriviamo sicuramente. E qua si mette il codice, dai. Messo. Che codice dobbiamo mettere? 3282. Ehi. 30... 2 82. Che mi crei? Una chiave 2. Ma quando è che cresco? Sono sempre basso. Aspetta però. Oh, calcolato già l'abbiamo fatto. With the shin non l'abbiamo fatto. Ma penso di aver trovato tutto. Mi manca forse soltanto un'altra formula, o sbaglio. Ma riesci a saltare almeno. Assa fa. Ah, ci sta un'altra chiave. Ah, c'è il fosfonorium. Ci dà l'exal. Porca vale. Fosfonorium. Non è questo. Ah, eccolo qua. Quindi fosfonorium. E che abbiamo da fare? 96,69. 96,69. Dai. Attenzione a non farlo cadere. Lo metto a terra qua. Ok. Abbiamo detto. Già va via. Non ce la faccio a prenderlo. Mazza quanto sono basso. 90... Eh sì, qua. Come lo metto il codice così? Sì, i film proprio. Vabbè. Riesce a saltare. Manco qua. Ma posso. Ah, forse posso fare questo. No! Porca paletta! Perché ti sei girato? Scusa? Non ce la fai a pegarlo, sta cosa. Vediamo se riesco a fare così. Non riesco a saltare. E che aspetto? Domani mattina che cresco, no? Manco sullo scatto riesco a saltare,
Non ci arrivo. Togli sto coso, vai. Aspetta, vai. Riesci a saltare questo qua? Sì, ok, grande. Vabbè, questa è sfortuna, però. Non riesco a spostarlo. Dai. Dai. 96-69, dici? 96-69. Ok. Anche questo l'abbiamo fatto. Sì, vabbè, ma stai diventando un nano, però. Che cos'è questo qua su? Hai trovato un ingrediente eccezionale, addirittura. Ah, tutti gli ingredienti. Abbiamo il l'omenium. Aspetta che qua non vedo niente. Là ci sta qualcosa, sbaglio, no? La bottiglia. L'omenium. Ho fatto tutta una serie di formule, quindi mo che facciamo? Allora, feminium è questa, no. Microonde questo l'ho fatto. Il wire più acqua non l'abbiamo fatto, però. Però chiave 2. Chiave 1. Chiave 3. L'omenium più acqua mi dà il jexene. Oh, mamma mia. Luogo dell'acqua sarà. Aspetta, che ho realizzato adesso. Ah, ho questo. Ho l'exa. L'exatto, dipende, già ce l'avevo, no? No, sì. L'omenium più acqua. Porca miseria. Allora, l'omenium qua non ci sta, eh? Sta qua, sta. Ma è un po' difficile perché adesso siamo un po' bassini, eh? Aspetta un attimo. Non ci arriverò mai. Se apro. Aspetta un attimo, vediamo se. Ok. Aspetta un attimo, che. Messo? Ok. Abbiamo messo questo. Mi serve l'acqua. Domani mattina. Acqua, acqua. Ma non ce la faccio di qua, eh. Ah, ma sono troppo basso. Facciamo così. Via questa. Meno male che c'è lo scatolone qua. Vai. Ok. Un minuto rimanente, non ce la farò mai. Ok, sono sopra, eh. Porca paletta, che cosa abbiamo fatto? Mi manca soltanto quella praticamente, sì. Prendiamo l'acqua, andiamo l'acqua. Ok. Aspetta, no. Guarda, il problema ce l'ho. Vediamo se ce la facciamo. Ma non credo però, eh. Ho più difficoltà col mouse e tastiera, secondo me, che altro. Ehi, mo pure sotto ci va. Wow, mo sono diventato un nano. Ma non penso che ce la facciamo. Mancano 7 secondi, 13 secondi. No, non ce la faremo mai. Porca di quella paletta. Se riuscissi a muovermi un pochettino meglio con mouse e tastiera, secondo me andremo molto meglio. Aspetta, forse. Meglio che metto qua. Ce la fai a pigliare questo? Non ce la fai a pigliare questo. Hai fallito. Porca paletta. Però abbiamo trovato tutti gli ingredienti, ne mancava soltanto uno. Vabbè, era giusto per farvi vedere questo gioco. Che figata. Ci vediamo se poi possiamo.